Il rombo dei motori ha scaldato il primo weekend di maggio sullo scoglio, dove tra cronometri e applausi si è svolta la 50ª edizione del Rally Elba Trofeo Bardal. Isolani amanti delle quattro ruote provenienti da tutta Italia si sono sfidati in una competizione che ha visto 400 persone, tra partecipanti, organizzatori e volontari, contribuire alla perfetta riuscita della manifestazione, che per questa edizione ha contato ben 77 partecipanti. Tecnica e spettacolo sono stati alla base dei 50 anni del Rally 2017. Che ha raggiunto ottimi risultati anche dai piloti made in Elba. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore, nonché della SD Aci Livorno Sport, Luciano Fiori, che a margine della gara ha commentato l'evento. Il bilancio di questa manifestazione per noi è più che positivo. Credo che già il risultato della prova speciale di ieri sera, credo che ne sia una prova, credo che non ci sia da aggiungere molto alle presenze del pubblico e di quello che abbiamo avuto. Un presidente che non ha di certo nascosto la speranza di riportare il campionato assoluto italiano all'Isola d'Elba, ma nel frattempo, per questa edizione, due isolani possono vantare un primato: aver partecipato alla competizione con una delle due macchine più vecchie. L'equipaggio formato dal consigliere portoferraiese Vincenzo Fornino e dall'elbano Giuseppe Vinci, infatti, è sceso in pista con una Peugeot 205 Rally immatricolata nel 1988. Ci fa ricordare quando eravamo bambini, che eravamo seduti sugli argini a guardare queste macchine, ed avere la possibilità di stare anche con una macchinina vecchia dentro la competizione è una cosa fantastica. Si prova la stessa adrenalina che si prova con queste altre macchine, secondo me è la stessa cosa, non c'è differenza.